Buonasera anche da parte dell'associazione Punta Tresino e benvenuti alla 10ª edizione della festa del pescato di Paranza. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Grazie, ma chi c'è? Chi c'è? Oddio, ho paura di girare. Oddio, mi hanno preso. E il nostro cameraman Francesco Guida, il nostro operatore, grazie, gentilissimo, mi ha colta proprio sul fatto. Però è difficile, difficile resistere a questa tentazione, questa bellissima frittura di Paranza. Ci troviamo alla 10ª edizione della festa della frittura di Paranza con questo bellissimo padellone, direttamente viene da Camogli. È lei, questa maxi padella gigantesca, la protagonista della 10ª edizione della festa del pescato di Paranza nel paese di Benvenuti al Sud. Tre giorni intensi che hanno visto l'associazione Punta Tresino insieme agli amici della Proloco di Camogli friggere qui dentro tantissimi pesci, ovviamente pescato locale di grandissima qualità, utilizzando rigorosamente Olio Friol, partner ufficiale per la prima volta a Castellabate di questa 10ª edizione. Quest'anno è una cosa particolare, con la padella di Camogli, direi che è una cosa meravigliosa. Si rinnova la tradizione, noi abbiamo imparato molto dagli amici di Castellabate a Camogli e noi gli abbiamo portato in omaggio questo spettacolo, questo splendore di padella, con dentro migliaia di litri Friol, che dobbiamo sempre pensare a loro perché ci danno una mano veramente importantissima. E sicuramente io credo che entro l'anno ancora ho in mente di combinare qualcosa di particolare che sto già valutando per rafforzare proprio questo legame che ho con Castellabate, con Giovanni, con Assunta, con tutti loro che sono persone squisite. Devo dire, mi sento a casa, veramente. Io sono arrivato ieri sera, non sapevo se ero a Camogli o se ero a Castellabate. Quindi è uno spettacolo, sono contentissimo. Guardate, il venerdì sera abbiamo cominciato a lavorare prima delle 8, non riusciamo a smettere. A Camogli non so se succede così, il venerdì non è mai successa una cosa del genere. Sono contento, che vi devo dire? Ripeteremo. È una conferma di una manifestazione che oramai è una tradizione qui a Castellabate e che magistralmente l'associazione Punta Tresino porta avanti oramai da tantissimi anni. Quest'anno di più, questo patto di amicizia che abbiamo siglato col comune di Camogli, con la novità di ospitare qui esponenti della Proloco di Camogli, è un fatto nuovo, è un fatto che dà anche un valore che va al di fuori dei confini geografici del nostro comune, del Cilento se vogliamo, perché questa manifestazione è riconosciuta in tutto il Cilento. Oltre allo scambio culturale, io ho sentito questa mattina il sindaco di Camogli, e ospiteremo prossimamente anche una delegazione di Camogli perché vogliamo portare avanti questo patto di amicizia fra due comunità diciamo, che hanno in comune tante cose, vivere in un parco nazionale, la bandiera blu, i tantissimi riconoscimenti, i paesi di mare dove si va alla valorizzazione del pescato e dove devo dire abbiamo in comune anche il fatto del dinamismo di tante associazioni, fra cui l'associazione Punta Tresino e la Proloco di Camogli. Sì.
ogni anno si arricchisce sempre di più. Quest'anno abbiamo un sogno, abbiamo realizzato un sogno, quello di avere la maxi padella di Camogli qui a Castellabate. Sembrava un qualcosa di molto lontano, invece è qui, un pezzo di Camogli è qui a Castellabate. E quest'anno decima edizione, caratterizzata anche dalla collaborazione con un partner commerciale di livello internazionale, la Friol. Sì, ringraziamo Friol perché è sponsor di questa decima edizione della Festa del Pescato di Parano. Grande successo preannunciato, decimo anniversario della Festa del Pescato di Paranza, e questa sera è la prova proprio di quello che rappresenta questa festa, il prodotto del mare, prodotto dell'aggregazione di una comunità intera dell'Associazione Punta Tresino, associazione alla quale noi già abbiamo fatto i complimenti ieri sera, ma stasera raddoppiamo i complimenti per l'impegno, la passione, l'amore profuso per questa grande manifestazione. Apre la stagione turistica, come dicevamo ieri sera, il Pescato di Paranza, una stagione turistica che quest'anno è contrassegnata ancora da grossi eventi qui a Castellabate, sempre di più a livello internazionale. E ora proprio da qui, dal clou della Festa del Pescato, ci spostiamo per andare a curiosare un po' insieme agli amici delle due associazioni per capire cosa stanno preparando. Anche stasera la frittura è andata a ruba? Sì, è finita già quasi tutto. È finito già quasi tutto, quindi significa che questa frittura è buonissima perché anche stasera è andata a ruba. Eh sì, sta migliorando di anno in anno, quindi è un buon segnale per i buon gustai. La maxi padella di Camogli ha fatto breccia anche a Castellabate, la frittura di Paranza è andata a ruba. Ah, speriamo di sì, c'era tanta gente stasera. Quasi tutto finito. Quasi tutto finito, infatti adesso ci stiamo un attimo rilassando, però è stata una lunga giornata. A fine serata poi, non conosco proprio più. E quale guaio stai combinando stasera? Stasera ho rovesciato le cassette, mo mi sgridano. Ma invece lì dentro cosa state... La signora che ti... Cosa stiamo facendo? Frittelle con le alici salate. Credienti, diamo la ricetta vola vola a casa. Farina, acqua, lievito e alici. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Adesso andiamo a curiosare un po' tra i tavoli per capire quali sono gli umori delle persone che stanno partecipando a questa decima edizione e se hanno apprezzato. Signora, lei da dove arriva? Da Napoli. Per la Festa del Pescato, è la prima volta che partecipa a questa manifestazione? Il secondo anno. Quindi significa che le è piaciuta? Sì, tutto a posto. Era buona la frittura? Buonissima, tutto bene, anche l'organizzazione devo dire, veramente eccezionale e bella, bella realtà. Vogliamo semplicemente un voto da 1 a 10 a questa festa. 7. Da 1 a 10, ma io penso 9. E la maxi padella l'ha vista? Sì. Fantastico, è stata una cosa spettacolare, mai visto una cosa del genere. Avete fatto anche un selfie? Sì, ovvio. E da dove arrivate? Veniamo da campagna. Anche lei? Sì. Vi state divertendo? Assolutamente sì. La cosa più buona che ha mangiato? La frittura. La frittura era buonissima. E poi questa maxi padella, bella. Sì, assolutamente sì. Cibo buonissimo, anche il vino buono e i prezzi anche quelli buoni. Insomma un mix perfetto. Mix perfetto, vicino al mare, serata bellissima. Possiamo capire com'è questa Festa del Pescato? Le piace? Salve! Sì,
mi piace, sono incuriosita perché mi hanno, sono andata a trovare degli amici qui e a me piace fondamentalmente il pesce. Non lo mangio perché poi c'è il fritto, comunque alla fine mi hanno convinta, quindi sto aspettando perché ho assaggiato prima del pesce, buono, molto buono effettivamente. Poi la gente, cioè, c'è calore, mi piace, è proprio una festa, come si intende, le vecchie feste di paese con tanta gente. Sì, sono soddisfatta. Ora proseguo perché voglio riprendere il pesce, ma poi c'è delle mozzarelle, ho visto, roba del genere, insomma. Vi piace questa festa? Sì. Non è male, è qualcosa di diverso, assolutamente pittoresco, diciamo, non male. Sì, sì, è diversa, non la troviamo molto spesso a Torino, anzi quasi mai, quindi è bello comunque essere venuti qui. L'abbiamo trovato anche per caso, quindi è molto interessante essere qui. Era buona la frittura? Buonissima, assolutamente. Vale la pena provarla? Assolutamente sì. Ti piace questa festa? Molto, molto, molto. È la prima volta che vengo qui, mi hanno consigliato di venire e quindi sono di passaggio. Questa decima edizione della festa del pescato cosa sta assaggiando? Allora, c'è un po' di caponata, ho mangiato la pasta, ottima. Prima volta che sono venuto, contentissimo, veramente entusiasta, bello. Ottima sagra, consiglio vivamente di partecipare a tutti quanti, venite a correte tutti. Qual è la cosa che vi ha colpito di più? Il cibo. Naturalmente. Abbiamo mangiato una frittura di pesce squisita. Buona? Buonissima, buonissima. Facciamo un saluto agli amici che ci seguono a casa e un invito a seguire anche le prossime edizioni della Festa del Pescato. Sì. Ciao ragazzi! Ciao. Dopo aver ascoltato un po' gli umori delle persone che stanno prendendo parte a questa tre giorni dedicata al pescato di Paranza, ci spostiamo dal reparto dedicato al pescato locale a quello dedicato alla Liguria, grazie alla collaborazione degli amici della Proloco di Camogli che hanno preparato per il popolo cilentano e non solo il famoso pesto alla genovese. La signora Rosa da Camogli è arrivata anche a Castellabate per preparare il suo pesto alla genovese. Certo, è buono che è e come lo mangiano. Ma qual è il segreto di questo pesto? Non te lo dico. Ci dice almeno gli ingredienti base poi? Sale, pinoli, basilico, olio e formaggio. Ed è la fine del mondo. Fatto come si deve però, non fatto con... fatto nel mortaio. No, no, no. E la collaborazione invece con l'associazione Punta Teresino? Una cosa fantastica, le voglio un bene, ci sono innamorata. È stato amore a prima vista? Sì, io e Rosa sì, dal primo momento che ci siamo viste, è vero. Si dice, no, che quelli del nord siano un pochino freddi, invece Rosa ha un calore dentro, mamma mia. È una delle anime dell'associazione Punta Tresino, Maria Assunta, per fare insieme anche un po' il bilancio di questa decima edizione. Che dire, un grande successo. Assolutamente sì, quest'anno veramente è stata una bellissima manifestazione. Con il gemellaggio della Proloco Camogli abbiamo raggiunto un ottimo risultato. La padella ha conquistato tutti, ha attirato molta gente e siamo felicissimi. Una maxi padella gigantesca è stata la special guest di questa tre giorni, migliaia di persone, davvero un ottimo veicolo di promozione per Castellabate e non solo. Assolutamente sì, perché comunque è stata un'attrazione e con la tenacia e l'impegno di Giovanni Pisciottano che 3 anni fa è partito da Castellabate per andare a Camogli e prendere spunto dalla manifestazione di Camogli che era la 65esima edizione, abbiamo deciso di portare la padella a Castellabate e ci è riuscito, dico, con un ottimo risultato. E poi questa decima edizione vogliamo dedicarla a una persona particolare, una persona speciale. Questa edizione è interamente dedicata a Giuseppe, una persona importantissima per noi che nel corso degli anni è stato sempre presente. Purtroppo quest'anno si trova a dover affrontare una battaglia molto 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 faticosa, però ce la sta mettendo tutta, ha il nostro supporto, il nostro sostegno
e ci ha dato una grande lezione di vita, perché in un momento così difficile è stato lui proprio a promuovere l'evento, nel senso che ci ha detto di andare avanti, fiduciosi, e di non arrenderci, perché la vita va combattuta, e ci ha dato un grande esempio. Termina la decima edizione della festa del pescato locale. Alle mie spalle c'è la special guest, la maxi padella di Camoglia, all'interno della quale in questi tre giorni sono stati fritti ben 20 quintali di pescato locale. Migliaia le persone provenienti da ogni angolo d'Italia che hanno partecipato a questa decima edizione, dunque l'appuntamento è al 2019.